Oggi con Silvio ci recheremo a pescare in un torrente dell'Appennino, un torrente che ha una particolarità, perché all'interno delle sue acque c'è una popolazione stanziale di iridee selvatiche, una cosa che in natura capita molto molto di rado. Da sempre sappiamo che il bianco è un colore che attrae le iridee, quindi è un componente base sia per gli streamer sia per le ninfe. Oggi vediamo la realizzazione di una ninfa dedicata alla iridea, la White Widow o Vedova Bianca. Vediamo adesso come si realizza.
viaggio di andata è caratterizzato dalla fantasia alieutica che ci porta alla scoperta di questo nuovo spot popolato da iridee native. Cosa sono per te le iridee native, Marco? Ma sono dei pesci meravigliosi, contrariamente alle iridee. Quando pensiamo a iridee ci vengono in mente subito o quelle dei laghetti di pesca sportiva, oppure quelle grosse iridee che troviamo troppo spesso in molte riserve oltre i confini. Ma queste sono iridee completamente diverse, perché hanno trovato in questo piccolo torrente le condizioni ideali per riprodursi, e cosa che in natura per l'iridea è una cosa estremamente complicata. La risalita è molto emozionante, le trote non sono di una taglia particolarmente grossa, ma questo ci può stare perché stiamo parlando di trote native, trote selvatiche. Una popolazione, Marco, che vede le sue origini ormai molti anni fa. Sì, credo che questa popolazione sia stanziale almeno da una trentina di anni, quindi è una popolazione che è anche ben strutturata. Non mi aspetto di trovare grossi pesci, semplicemente perché credo che in questo torrente l'accrescimento sia limitato. L'ambiente ho guardato un po' il fondo, l'ambiente non ha grande nutrimento, quindi mi aspetto dei pesci molto colorati, ma non necessariamente pesci d'Italia. Questa popolazione è una popolazione che ormai è stanziale da una trentina di anni. È strutturata in tutte le classi d'età, infatti nelle catture ci siamo resi conto che ci sono anche trottine di 4-5 cm, quindi trottine nate l'anno scorso. È ben distribuita, però guardando il fondale non ho visto tanto nutrimento, e infatti poi nelle catture abbiamo avuto questo riscontro. La taglia dei pesci non è veramente contenuta, però i colori ripagano abbondantemente il viaggio e la fatica impiegata nella risalita di questo piccolo torrente. Colori che sembrano davvero dipinti con un pennarello, una tavolozza di colori fantastica, che per certi aspetti richiama anche le famose trote del mitico Sanpei. Sì, e qui il primo riferimento è alle trote che vengono catturate a Tenkara. Se vediamo le trote di origine giapponese, hanno queste livree incredibili. Queste iridee, come abbiamo visto, hanno tutte una macchie par abbastanza delineate e con colori molto sgargianti. Comunque, trote spettacolari. E il marchio di fabbrica di questa popolazione naturale è proprio quella bella striscia bianca visibile su quelle pinne rosa. Sì, è proprio il marchio di origine controllata. Si vede da quello l'assoluta naturalità di questi pesci, oltre dalla forza, perché comunque, come abbiamo visto, anche se la taglia era contenuta, sono pesci che hanno veramente fatto il diavolo a quattro, e qualcuno lo abbiamo perso nei salti, perché le iridee sono tipiche saltare dopo la ferrata, insomma. Comunque abbiamo riscontrato anche che, nonostante la taglia piccola, sono pesci altamente selettivi. Sì. Dunque, pescando a secca ho visto diversi rifiuti, anche forse dovuti a qualche rumore molesto. Pescando a ninfa, anche lì le ninfe erano leggere, ma gli andavano messe bene, dovevano arrivargli nella vena di corrente giusta. Poi se ci arrivavano, la boccata non era impercettibile, era molto molto decisa e marcata, tipico delle iridee. Diciamo che è stata una giornata molto bella, all'insegna di un ambiente particolare, con trote che non siamo abituati a vedere tutti i giorni. No, questa è una cosa che credo che in Italia ci siano una decina di torrenti più o meno dove accade questo fenomeno, chissà per quale scherzo della natura, per quale scherzo del destino, dove le iridee hanno trovato un ambiente ideale per potersi riprodurre. È una bella esperienza che non si può ripetere sempre, proprio per questo l'abbiamo molto apprezzata.